Il 2023 si è chiuso positivamente per i pellegrinaggi ed il turismo religioso a Città di Castello. I dati raccolti dall'associazione Le Rose di Gerico, che da tempo si occupa di accoglienza e ospitalità religiosa e ora è partner della diocesi per i pellegrinaggi, parlano chiaro. Il monastero di Santa Veronica Giuliani, Santa Margherita, la chiesa di San Francesco e San Domenico sono stati dei punti di riferimento importanti. Un dato di grande interesse è relativo anche alla provenienza dei pellegrini. Parliamo di pellegrinaggi, di pellegrinaggi del turismo lento, ma parliamo anche del pellegrinaggio, diciamo, dal punto di vista turistico, quindi il pellegrino che viene in pullman, in gruppo generalmente, con un obiettivo devozionale, che generalmente sono le sante, quindi parliamo qui a Città di Castello, almeno di Santa Veronica Giuliani e di Santa Margherita di Città di Castello. Per quanto riguarda i pellegrini sui cammini francescani, invece, il discorso è completamente diverso, anche perché parliamo di un turismo interregionale, intercomunale, ed è bene che questo tipo di turismo coinvolga per l'appunto più regioni, più comuni, perché arricchisce quella che è l'offerta di questo tipo di turismo. Per quanto riguarda invece l'Alto Tevere e quindi qui a Città di Castello, diciamo che entrando nello specifico parliamo proprio delle accoglienze religiose di Città di Castello. Sono stati accolti 1.117 pellegrini con un margine più o meno di 100, o meglio sicuramente in più, che purtroppo non sono stati registrati per svariati motivi. Quindi parliamo di circa 1.200 pellegrini. I pellegrini noi abbiamo considerato che arrivano da 27 nazioni diverse. Nel 2024 si celebra l'ottavo centenario della Stimmate di San Francesco. Il 24 dicembre 2024 il Papa aprirà la Porta Santa in San Pietro, dando inizio al Giubileo del 2025. Nello stesso anno si ricorda l'anniversario della stesura di Cantico delle Creature. Nel 2026 ricorrono gli 8 secoli della morte del poveretto di Assisi. Sfide importanti per tutto l'Alto Tevere. La via di Francesco sta crescendo in qualità e in quantità anche di pellegrini che passano, questo richiede anche una capacità di implementare le strutture di accoglienza e anche di guida, di accompagnamento dei pellegrini, perché di questo c'è bisogno. È chiaro che questo è un privilegio per per il nostro territorio ed è anche una responsabilità che sicuramente può portare anche un contributo e una ricaduta sul tessuto e sul terreno sia turistico e sia economico.